Oggi voglio parlarvi di un metodo semplicissimo per gestire i vostri soldi. Mi chiamo Fabio Marchione. Fino a 3 anni fa non arrivavo alla fine del mese e mi sono ritrovato con 20.000 euro di debiti. Poi ho imparato a gestire il mio denaro e ho raccimolato 10.000 euro di risparmi in soli 2 anni. Personalmente non è il metodo che utilizzo, che ho utilizzato per gestire i nostri soldi, ma lo trovo molto utile per chi inizia. Adesso vi spiego come funziona e poi facciamo alcune considerazioni. Ma prima di partire, se vuoi capire come risparmiare e gestire i tuoi soldi, iscriviti al canale, lascia un like e mi raccomando attiva la campanella così rimarrai aggiornato su tutti i prossimi video. La regola di cui ti voglio parlare in questo video è la regola del 50-30-20. In poche parole dobbiamo dividere le nostre entrate secondo queste percentuali. Quindi il 50% delle nostre entrate è destinata alle necessità. Questo significa che la metà esatta delle nostre entrate ci deve servire per tutto quello di cui abbiamo bisogno. Che cosa rientra in questa categoria? Beh, sicuramente l'affitto o il mutuo, la spesa sicuramente perché comunque dobbiamo mangiare, le bollette perché abbiamo bisogno di gas, corrente elettrica e quant'altro, i trasporti perché se abbiamo bisogno dell'auto per andare a lavorare, quello rientra nelle necessità. Ci metterei anche le spese mediche, perché comunque anche quelle sono spese importanti, quindi che potrebbe essere dentista, visite, piuttosto che farmacia o altre cose. E poco altro, perché nelle necessità, quello che proprio di cui abbiamo bisogno basilare per vivere. Quali sono queste cose? Ecco che in questa categoria, nella categoria delle necessità, vanno a rientrare queste spese, 50%. Invece il 30% delle nostre entrate è destinato ai wants. Il wants che cosa sarebbe? I desideri, mettiamola così. Quindi tutto quello che anche non è necessario per la nostra sopravvivenza, mettiamolo in questo modo, ma che abbiamo voglia di fare, che potrebbero essere delle uscite, piuttosto che un ristorante, la pizza da asporto, piuttosto che degli oggetti di cui magari non abbiamo bisogno ma che desideriamo, e questo deve rappresentare appunto il 30%. Il restante 20% è destinato ai risparmi, cioè soldi che mettiamo da parte per il futuro. Sapete quanto io tenga all'argomento risparmio, e non tanto l'argomento risparmio come i trucchi magici per spendere meno, che quelli vanno bene, ma il risparmio inteso come sto pensando al mio presente, ma voglio pensare anche al mio futuro. Uscire da quella trappola dove vivi mese per mese, dove vivi alla giornata, dove devi affrontare gli imprevisti sempre con lo stipendio che ti arriva quel mese. Io ho vissuto così per tanti anni, molti di voi magari lo sapranno, conoscono la mia storia. Se ancora non la conosci, iscriviti al canale sicuramente per appunto capire chi sono e perché sto parlando di questi argomenti, e poi appunto vai a vedere magari tutti i video che riguardano la finanza personale, il risparmio, la gestione dei soldi. Allora, io, ragazzi, lo sapete, dico sempre che per i risparmi almeno il 10% dobbiamo mettere da parte delle nostre entrate. Questo è quello che faccio io metto via poco di più, sono intorno al 15% adesso, ma sinceramente vorrei fare molto di più, però per il momento è così e lo accetto. Il 20% è già qualcosa di impegnativo per chi inizia, soprattutto se una persona non mette via nulla dei suoi soldi. Ma la particolarità e la bellezza di questo metodo è che ci aiuta a mettere dei paletti, cioè ci divide in 3 macro aree le nostre entrate. Quindi noi sappiamo che la metà dei nostri soldi deve essere destinata a mutuo, affitto, bollette e quant'altro, e poi abbiamo le altre 2 percentuali. Questo ci aiuta a rimanere nel budget. Il fatto di avere dei budget anche a livello mentale, poi li dobbiamo ovviamente avere scritti, è qualcosa che ci aiuta tantissimo nella gestione dei soldi. E come faccio a sapere se sono in queste percentuali?
Ragazzi, dovete fare budgeting, questa è una cosa che dico sempre. Dovete sapere esattamente dove vanno a finire i vostri soldi, cioè fare una stima annuale delle vostre entrate e delle vostre uscite. Non mi dilungherò in questo video nel parlare del budgeting, perché ne ho parlato in altri, però la cosa fondamentale per gestire i propri soldi è averne il controllo, sapere quanto spendo, altrimenti diventa veramente difficile, altrimenti non sto gestendo i miei soldi ma sono schiavo dei miei soldi, che è una cosa ben diversa. Una cosa però su cui mi voglio soffermare è il fatto del 50% destinato alle spese per le necessità. L'altra volta c'è stata una persona, non mi ricordo se in un commento o in una live, mi ha commentato dicendo: sì Fabio, ma io come faccio a risparmiare? Prendo 1.200 euro, 500-600 vanno per il mutuo, poi c'è la spesa, le bollette e poi se permetti devo anche vivere. Come faccio a mettere via dei soldi? Io ovviamente non conosco la vostra situazione singola, non posso sapere, ci sono delle eccezioni, ci sono delle situazioni particolari, ok. Teniamo conto di una situazione normale. Se tu guadagni 1.200 euro e stai spendendo 600 euro soltanto per l'affitto e il mutuo della tua casa, il problema sta a monte, cioè tu stai vivendo al di sopra delle tue possibilità. E molto spesso il problema è proprio questo, che vogliamo vivere una vita che non ci possiamo permettere, vogliamo comprare una casa che è al di sopra appunto delle nostre possibilità, perché per svariati motivi, ora non voglio giudicare, voglio solo farvi capire che se io ho uno stipendio da 1.200 euro non posso avere soltanto di mutuo o affitto una spesa di 600 euro, perché già solo con quello sono al 50%. Se io aggiungo appunto le bollette, la spesa e tutto quello che è necessario per sopravvivere, non sono al 50%, ma arriverò magari all'80%. E ci credo che poi non riesci a fare nulla, non riesci a divertirti e non metti da parte dei soldi. Quindi, se una persona guadagna 1.200 euro, dovrebbe spenderne quanto per l'affitto? 300? 350? Ora, ovviamente, una persona da sola che ha solo questa entrata può farlo. Se invece tu sei da solo, hai un'entrata da 1.200 euro e hai due figli, allora veramente c'è un errore di base, cioè lì bisogna o aumentare le entrate o diminuire le uscite, perché alla fine non è che dobbiamo fare chissà quanti magheggi per gestire i nostri soldi. Allora, intanto fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Ragazzi, ovviamente io non voglio giudicare, perché ogni situazione è a sé. Ora, magari la tua situazione di partenza, facciamo l'esempio di questa situazione di 1.200 euro di entrata e 600 di mutuo, situazione di partenza sbagliata, puoi lavorare per andare a cambiare questa situazione e andare appunto a rispettare queste percentuali. E ragazzi, anche io ero in una situazione simile, cioè non arrivavo alla fine del mese, ma non tanto perché appunto non guadagnavo abbastanza, ma perché mi ero sobbarcato più che altro di spese che non erano necessarie, cioè il mio problema era che mi bruciavo i soldi, quindi finanziamenti o comunque hobby costosi o comunque in qualche modo i soldi me li bruciavo, ok? Ora ho risolto diversamente, l'ho raccontato ampiamente qui sul canale, e quindi il punto non è tanto quanti soldi guadagni, ma è la mentalità, ok? Ora mi auguro che questa cosa delle percentuali vi dia anche un'idea di come state gestendo i vostri soldi, se siete allineati con queste percentuali oppure no, ed eventualmente andare a sistemarli, perché se in questo momento la tua situazione non è questa, non è quella ideale e magari non hai neanche un conto delle emergenze, ok, parto da qui, so dove devo arrivare, cioè devo cercare di sistemare la mia situazione finanziaria per andare a rispettare queste percentuali. Ok ragazzi, quindi questo era il metodo per gestire i soldi seguendo la regola del 50-30-20. Scrivetemi nei commenti se avete domande, mi raccomando ragazzi, lasciate un like su questo video, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e noi, come al solito, ci vediamo in giro.